Allora, viene presentato il progetto tra Fondazione Gare di Cife e Croce Rossa di Civecchia. Di cosa si tratta? E il progetto che abbiamo portato a termine, grazie al contributo della Fondazione Caricive, riguardava l'assistenza e il supporto alle persone senza dimora. Abbiamo condotto nel periodo invernale e anche nel periodo estivo. Da questo progetto, poi, oltre che dare assistenza, siamo riusciti ad avere dei dati importanti su quello che è in realtà, questa realtà sul territorio di Civecchia. In particolar modo, cosa avete tratto da questo progetto che c'è stato? Abbiamo una presenza importante di persone senza dimora che sono sul nostro territorio, che quindi vanno assistite. È un compito, un obiettivo di Croce Rossa che è stato ovviamente sposato e finanziato per il progetto dalla Fondazione Caricive e che abbiamo bisogno di interventi strutturati e di un'azione di rete per la risoluzione di determinate problematiche. Chiedo commento anche al presidente Sarracco di questo progetto che è giunto a termine. È un progetto per me importantissimo. Questi sono i grandi progetti a cui la Fondazione sarà sempre vicino, perché sentir parlare ancora oggi di tante persone che non hanno la possibilità di vivere in modo dignitoso, ma di vivere ai margini della società, è una cosa che fa veramente male al cuore. Quindi la Fondazione è lieta di avere potuto contribuire in modo totale questa volta al progetto della Croce Rossa e certamente non faremo mancare nuovamente, se ce ne sarà bisogno, il nostro apporto.